credo sia opportuno il ricovero. Non è possibile. Dovete fare in modo che domattina possa dire messa. Lasciamelo riposare. Signore, come mai qui? Io voglio vederlo. Non può. Sta male. Allora tutta quella gente là fuori, che cosa sta aspettando? Sono i gruppi di preghiera. Per loro questo è un giorno speciale. Perché? Ci ricorrono i 50 anni delle sue stimmate. Non avete cuore. Non lo vedete com'è ridotto. Perché volete tormentarlo fino all'ultimo? Chi c'è là fuori? Nessuno, padre. Voglio non dire bugia. Fallo entrare. Vuole vedervi. Lasciateci soli. Chi la manda? Nessuno. Sono venuto solo a titolo personale. Allora potrei anche non rispondere. Ma non lo farai. Tu sei troppo sicuro della tua santità. Io sono solo un povero frate. Con tutte le migliaia di fanatici che ti seguono e vengono qui a festeggiarti. Non c'è più niente da festeggiare, sapete? Sto morendo. Allora questo è il momento di dire la verità. E che volete sapere ancora? Ciò che hai sempre tenuto nascosto. L'avete perseguitato per 50 anni. Ancora non vi è bastato. 50 anni di medioevo. Ecco che cosa ci hai regalato. Tu hai sempre sfruttato la buona fede delle persone, incoraggiato fanatismo, superstizione. E tu, il santo, il guaritore. La Chiesa non ha bisogno di uomini come te. Sono io che ho bisogno della Chiesa. Io non voglio morire così. Rifugio. E allora dimmi la verità. Chi sei? Francesco Forgione, detto Padre Pio da Pietrelcina. Dimmi chi sei. Non lo so. Sono un mistero anche per me stesso.
sentivo messo alla prova e lasciato solo. Ma poi, quando ero davanti a lui, io sapevo che nulla poteva farmi del male. Lui era il mio cibo e io speravo in lui anche quando ero nella disperazione. Molto commovente. Ma non sono venuto qui per sentire i turbamenti di un bambino. Invece se sbaglia, perché tutto è cominciato lì. Fu allora che capii che se io lo supplicavo con tutto il cuore, lui mi avrebbe ascoltato. San Pellegrino, voi che siete un santo tanto miracoloso, facito vostra grazia, questo povero figlio mio. San Pellegrino, facito vostra grazia, quel figlio mio non è buono. Ma volete fare? Aiutare. Allora io ve lo lascio qua. San Pellegrino, è così che dovevi fare. È un miracolo! San Pellegrino mi ha fatto la grazia! Frangella, che combinare? È un genio, va? Ma che mi stai raccontando? Vorresti farmi credere che fin da bambino avevi questi strani poteri? Io non ho avuto mai nessun potere. Sono sempre stato uno spettatore dei miracoli del padrone. Ehi, vicini! Ma che hai? Hai paura di me? Sei il primo che ha paura di me. Dov'è la tua mamma? In campagna, ma ora torna. Come ti chiami? Francesco. E tu? Io sono Fra Camillo. E questi chi sono? Questo è San Giuseppe. Questo è San Francesco. E questo è San Michele Arcangelo. Aspetta. Chi sono? Questo trafitto dalle frecce è San Sebastiano. E questo Sant'Antonio da Padova. Non li conosco. Ah no? Aspetta.
questi li conosci però, eh? Certo, sono Gesù e la Madonna, io li vedo sempre. Come vedi Gesù e la Madonna? E che vi dite? Tante cose. Perché tu non li vedi? Veramente non ho mai avuto questa fortuna. Non ci credo, tu lo dici perché sei umile. Beh, visto che siete tanti amici, la prossima volta che li vedi, digli di farsi vedere pure da me. Stai tranquillo, glielo dico, te li mando. Mi voglio fare frate, come fra Camillo. Franci, lo sai che per te fa frate è storia tanta? Per storiaci con parecchie denaro. Se Franci se vuoi fa frate, i denaro si trovano. E come? Se potesse vendere la vacca. No, la vacca no. Ma che padre sì? Può più bene a bestia con figlio tuo. Se lo signore vuole mio figlio frate, troverò lo modo per farlo storiare. Ma la vacca no. La vacca no. Pace bene. Ai, piccirì! Sei arrivato finalmente, eh? Spogli il signore dell'uomo vecchio con le sue azioni. Veste il Signore dell'uomo nuovo, che secondo Dio è creato nella giustizia e nella santità della verità. Amo. Poni, Signore, il cappuccio della salvezza sul suo capo per sconfiggere le insidie diaboliche. Amo. Cinga il Signore col cingolo della purezza ed estingua dai tuoi lombi l'umore della libidine, affinché rimanga in te la virtù della continenza e della castità. Amo. Accetta il nome di Cristo come segno della tua immortalità, perché morta al mondo tu viva in Dio. Sorge ai morti e ti illuminerà Cristo. Amo. Affinché il tuo addio al mondo sia totale, da questo momento in poi ti chiamerai fra Pio da Pietralcino. Amo. Giovanna, sei tu? Spirito si purificasse.
E chi ti dice che non sia stato il demonio a farti diventare ciò che sei? Ma è vero. Il demonio inganna. E io ci ho sempre avuto una gran paura. Tanta paura. Allora, dottore? Una brutta broncopolmonite. Ma è così grave? Purtroppo credo proprio di sì. Faccia bene. Buongiorno. Peuccio, ma ci avessi preso in giro a tutti. A me puoi dirlo, eh? Questa è l'aria del mio paese. È l'aria del mio paese. Siamo andati Gesù Franci. Sempre si è lodato. Papi, non mi chiama Franci. Mi dovete chiamare Padre Pio. Oh. Come vuoi, Franci? Che volete, su? I nostri campi. Stanno impestati dalle padrone. Ma io che c'entro? Una benedizione ce la puoi dare. Mandale via. Se non li mandi via siamo arrovinati. Papi, ma io non faccio i miracoli, Ma qualcheduno lì sopra la conosce. O no? Falle per le creature nostre. Che ci diamo da mangiare? Ma poi vediamo niente, Madre purissima, serene notte. Vabbè, dovete pregare pure voi però, E pure forte. Sennò i pirocchi non sentono. Ricominciamo. Mater divine grazie. Miserere nobis. Mater purissima. Miserere nobis. Mater divine grazie. Mater purissima, miserere nobis. Mater castissima, miserere nobis. Franci, muoiono tutti, Franci. Ma Maronna, tu sì, è un demonio questo. Che hai fatto, perché? Che hai fatto? Hai bestemmiato la Madonna. Fallo un'altra volta e ti riempi di mazzate. Hai capito? Preghiamo. Mater divina grazie. Miserere nobis. Mater purissima. Miserere nobis. Facciamo un prezzo, padre. Se mio marito scopre che siamo qui, ci accida tutto qua. Non preoccupare. Acci per salsa pienzi propiziatio siti tibi in vita eterna. Amen. Amen. No, devo aggirare, non ho benedettizzato, aspetta. Exorcizo te creatura salis in nomine Patris.
Patris Omnipotentis et Virtute Spiritus Sancti. Accipe salsa piensi propiziatio sit tibi in vitam eterna. Amen. Che c'è? Che c'è? Madonna mia. Che c'è? Che succede? Non respiro. Come non respiro? Ma! Mamma! Come non respiro? Non respiro. Oh, figlio mio. Madonna mia. Non respiro. Oh, figlio mio. Madonna mia. No, Dio. Mia. Oh, figlio mio. Madonna mia. Citora! Che c'è? L'ho ucciso. Zito, l'ho ucciso. Ma chi l'ha ucciso? L'ho ucciso. Oh, al finito Pasquale, l'ho affogato col sale, Zito. Oh, santa Madonna. Io, l'altra volta che mi fanno scherza così, a Dio non lo ringrazi più perché t'accido io a te. Ah, sei dato Gesù Cristo, Zito. Sei dato Gesù Cristo. Gesù mio, che sacerdote sono. Dimmelo tu. Che sacerdote sono. Io mi vergogno, Zito, mi vergogno perché. Ma perché proprio a me? Chiediamo a Gesù come voglio stare con fuori. Io voglio morire di sofferenza, ma ti nascosto, Zito, ti nascosto. Preghiamo, figlio mio, preghiamo. Come ti senti? Appena così. Dio sia lodato. Francesco. 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 Francesco.
ora smettesse di voler fare il prete. Il tempo è prezioso. Il tempo è prezioso. Non sprecarlo. Mi piaceresti di più, Gesù. Ti chiedono per pregare per la tua salute, che è in pericolo. Francesco! Francesco! Il tempo è prezioso. Non sprecarlo. Il tempo è prezioso. Non sprecarlo. Se tu segui chi ha voluto fare il prete... Vattene via! Sappi... Sono qui perché ho dato due notizie. Avrei potuto scriverti, ma ho preferito venire di persona. E come sono? Una buona e una cattiva. Da quale vuoi cominciare? Da quella buona. Ce l'hai fatta. È arrivata la dispensa. Puoi confessare. Grazie, Agostino. Non ringraziarmi, perché ora viene la cattiva. Tu riparti con me. E perché? È stata una riunione alla curia provinciale di Foggia. Hanno messo padre Benedetto alle strette. O torni subito. A parte la richiesta di secolarizzazione. In pratica non sarei più sacerdote. Ma io non lo posso muovere da qui. Ma la tua salute è buona. Perché non vuoi rientrare? Non so, io non voglio. Ma ti rendi conto di quello che dici? Le tentazioni sono terribili, Agostino. Quando è arrivato sto padre Pio, non si riesce più a dormire. Se hai paura, torna in cella, eh? Forza, tutti, per favore, eh? Vai, vai, vai. Piuccio. Piuccio. Rispondi, sono Agostino. Piuccio. Pio. Come ti senti, eh? Scombassato. Questa notte, cosa voleva? C'era la donna. Stavo morendo. Lui mi diceva, salvala, fammi vedere quello che sai fare. Non so chi fosse quella donna, questo, però... Io so il nome, Raffaellina Ceras. Ma io la conosco. L'ho confessata tante volte. Allora questi, portami da lei, e portami da lei subito. Lasciatemi morire, vedrete che cosa saprò fare dal paradiso. E ora, benedicite mio padre, benedicite, e presto, non ha importanza. Ecco,
Dio della vita. Gesù, Gesù mio, tu che mi hai detto qualunque cosa chiederai nel mio nome io te la concederò. Io ti prego con forza, falla vivere, Gesù, falla vivere, falla vivere. Lascia stare più. È morta. Ma dovevo salvarla. Datti pace. Raffaellina era molto malata. E comunque, ben preparata alla morte. Ma io non sono preparato. Gesù. Dio. Dio. Tu che hai resuscitato Lazzaro. Falla vivere. Falla vivere, Gesù. Smettila. Non tentare Dio. Impara la santa umiltà tra gente che soffre e che muore. D'ora in poi sarà questo il tuo campo di battaglia. Sono preso un dolce, sono orgoglioso. Ma perché? Ma perché mi sempre vince lui? Di aver sconfitto la morte. Non è il padrone della morte. Sono io. Vattene. Vattene via. Hai provato a sfidarmi. Sei un fallito. Ma non ci sei riuscito. Tu e lui. Due falliti. Sei un fallito. Tu e lui. Due falliti. Smettila. Vattene di voler fare il prete. Ho avvertito. Non ne sei capace. Non ne sei capace. Vattene. Andate girando questo tempaccio, eh? Un po' di pioggia non ci spaventa, padre. Padre, vi siete ricordato di dire le preghiere per mia madre? Non ti preoccupare, quello c'è sotterra tutto e due, eh? E per mio fratello che sta in guerra? Io quel fedente si è già imboscato a Caporetto. Però torna, torna, non ti preoccupare. Pregate, pregate. Come lo sapete un nome mio? Io so tante cose da te. Tutti i sacrifici che ho fatto per far studiare i figli, eh? La casa fredda. Il pane che non c'è. Ma non ti preoccupare, eh? I tuoi figli li vedrai sistemati, eh? Ma se ci vuoi arrivare, devi coprire però, eh? Uno scialle te lo vuoi mettere, sì o no? Ma io non lo tengo, uno scialle. Non lo tieni. Aspettami qua. Mm?
scatta di bruciarlo, eh? Pio! 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 Che è successo, superiore? Guarda un po'. Che c'è? Qualcuno ha rubato gli ori della Madonna! No. Oh, mamma mia. Ora io mi chiedo. Ma chi può aver fatto una cosa del genere? Sei stato tu? No. Stavolta no. Stavolta no. Meno male. Va bene. Allora dimmi, secondo te, chi può essere stato? Ah, io che cosa ne so? Eh? Qualche poveraccio. Sarà andato dalla Madonna e gli ha detto, a te che ti serve tutto quest'oro? Dammela a me. Dammela a me. Che ci compri il pane per i figli. E la Madonna gliel'ha dato. Va bene. Beh, quindi secondo te è andata proprio a così. Se conosco bene la Madonna, sì, è andato proprio così. Va. Comunque non ci si mette a strillare sull'altare maggiore, va bene? Vattene, che è meglio! È duro che non un braccialetto, poi! C'era pure una collana, sempre questo! Era falso. Vattene, va! Ci avevo pazienza. Padre Rio. Faci bene. Grazie. Ehi, vedo qua. Guardate che faccio portato. Noi lo sappiamo che voi siete troppo bravi. Ma lui come potrà cambiare? Siamo povera gente, non rimane niente. Attento. Devi pensare anche a tua sorella, però, E voi potete mangiare? Che vuoi levare il lavoro alla provvidenza, te? A noi frati ci pensesse. Fate i bravi, Se no, volete questo, Dio vi benedica. Sai quanto ti amo, tu vedi tutto. Io mi vorrei prendere la sofferenza degli altri su di me come hai fatto tu. Però tu sapevi come fare. E invece non lo so. Gesù. Tu la vedi la sofferenza, la miseria, certo, no. Io da solo questa miseria non la posso sopportare. Dimmi tu che devi fare. Thank you.
Pio, ma che è successo? Qualche cosa? Poi, Pio. Dico, per favore, va a preparare una tazza di brodo caldo per Pio. Vai, forza, va, 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 va. Vieni, Pio. Appoggiati a me, via. Stelliti sul letto, vieni, Pio. Stai tranquillo, via. Vieni, stelli. Vieni, vieni, vieni. Pio, adesso siamo soli, no? Che è successo? Me lo vuoi raccontare? Allora? Non lo so. Non lo so, Paolino, non me lo so spiegare. Ho sentito le voci. Il dolore che c'era sul Calvario. Paolì era lì. Era lì. E ho sentito che lui moriva per me. Ah! Che è Pio? Che è? Pio? L'angelo mi ha colpito qua. C'era luce e fuoco, Paolino. Luce e fuoco. Pio, questi sono i segni del Signore. Continuano a sanguinare, Pio. Io devo chiamare un dottore. No, no. Ma dopo morì dissanguato. No! Chiama nessuno. Il Signore mi guarirà. Noi dobbiamo solo pregare. Ormai è sulla bocca di tutti. Mi chiedono, vogliono sapere. Boh, ma io gli ho promesso di non dire niente a nessuno. Non è possibile tenerlo nascosto. Dovete convincerlo a farsi visitare. Sanguinano spesso? Continuamente. Più le copre, più sanguinano. E il dolore? Giorno e notte. Ma non è il dolore. La vergogna. La pena più grande. Allora, professore. Ecco. È tutto qui. Prego, prego. È quindi da escludersi che la eziologia delle lesioni di Padre Pio sia di origine naturale. L'agente produttore deve ricercarsi, senza tema di errare, nel soprannaturale. E il fatto costituisce per se stesso un fenomeno non spiegabile con la sola scienza umana. I giornali cominciano a parlare di questo santo di San Giovanni Rotondo che opera miracoli. Dobbiamo ancora continuare a dare spazio a questi fanatismi. Io sono andato a San Giovanni Rotondo e vi posso assicurare che Padre Pio è un frate onesto, umile. Il primo ad essere dispiaciuto per ciò che sta succedendo è proprio lui. Ma voi avete detto anche di più. Avete detto che quei segni che ha nelle mani sono di natura soprannaturale. Sì, Padre Gemelli. Non l'ho detto solo io, ma anche il professor Romanelli. È un'affermazione che non si basa su nessun presupposto scientifico. Oggi la Chiesa sta cambiando. Deve confrontarsi con la scienza. Il nuovo secolo ci impone di non dare più spazio a fenomeni di oscurantismo come questo. Ricordiamoci che la Chiesa è istituzione, ma anche profezia. Carisma. Ma di quale carisma state parlando? In ospedale, di donne che dicono di aver visto la Madonna, ne ho curate a decine.
e ogni anno ci sono decine di persone che dicono di avere le stimmate. Il mondo è pieno di gente che crede ai santoni, agli sciamani, agli stregoni. Il bisogno dei santi lo creiamo noi. E allora spogliamo gli altari, aboliamo i calendari, eliminiamo le litanie. Con questo positivismo, cosa resterà della Chiesa? Ho già dato ordine che fin da questo momento nessuno possa più vedere le stimmate di Padre Pio senza preciso ordine del Sant'Uffizio. Dobbiamo essere prudenti e rigorosi. E se voi mi autorizzate, Santità, esaminerò io stesso Padre Pio. Ecco Padre Gemelli. Siete venuti a fare? A vedere il fenomeno da baraccone. Spiace, non c'è circa non lavoro. Sono qui per ordine del Papa. No. Voi state qua perché avete la presunzione di sapere tutto. E che volete vedere? Se dentro di voi mi avete già condannato e giudicato, andate per la vostra strada. E lasciatemi in pace. Gemelli ha fatto al Papa. Mente malata. Uno psicopatico. Autolesionista. Ha trattato come un criminale. Davanti al Papa. Non disperarti, Piuccio. Noi lo sappiamo come sono andate le cose, no? La confusione dentro la mente dei servienti. Ascoltate, i dolori veri sono quelli che ci procurano le persone che amiamo, eh? Però esiste il perdono, eh? E la preghiera è la chiave del perdono. Ma pregate non con tristezza, eh? Non annoiatelo il Signore, il nostro è il Dio della gioia, avete capito? Pregate col sorriso. Da domani vi riunirete a casa di Maria Pai. E a proposito, te la tieni ancora a casa te? Ho venduto tutto il resto, ma la casa ancora no. Bravo, mantienila, eh? Diventerà la vostra piccola chiesa. Va bene. Pregate e sorridete. Va bene. Noi adoviamo, va. A mio padre, i sette figli e te Spirito Santo. Noi adoviamo. Arrivederci. Padre. Questa è mia figlia Cleonice. Mia madre dice che vi devo ringraziare perché grazie alle vostre preghiere ci ho avuto il diploma di maestra. Ah, così dice tua madre. Ma non è a me che devi ringraziare, a essa. È lei che si è sacrificata per farti studiare. Tira fuori la lettera. La nomina per andare a insegnare a Benevento. Resterai qua. Ma che dite? È il mio lavoro. Tu sei una ragazza presuntuosa e arrogante.
Tu starai qua. Grazie. Lasciatela in pace. Non la violentate. È una creatura innocente. È una creatura innocente. Amici. Vi stavo aspettando. La ragazza che ha preso il mio posto a Benevento è stata violentata. E mo sta in ospedale. Ah, e Dio l'aiuterà. E la guarirà. Voi mi avete salvata. Ma come facevate a saperlo? Certe volte Dio mi fa leggere il suo quaderno. Cosa c'è scritto di me? E piglierai sulle mie ferite. E guai a chi oserà farti del male. Tutta questa confusione qua, eh? Sappiamo che vi vogliono trasferire. Ma chi ve lo dice sto fesserie? Dicono che nei fenomeni attribuiti a lei non c'è niente di soprannaturale. E già, lo piace, me lo so fatto da solo, no? Della curia di Manfredonia. Dice che il vescovo ha presentato denuncia contro di voi. Quanto spreco, eh? Tutto sta carta per accendermi il rogo. Madonna mia. Madonna, che mi possono fare? Io sono stato già crocifisso. Sì, ma a Cristo non l'avevano accusato di avere un amante, né di fare orge in convento. Il vescovo di Manfredonia è un pretendente, un fetente. Ruba i soldi della curia. È anche un gran puttaniero. Chi sei? Chi sei tu per parlare così di un vescovo della chiesa? Chi sei? Sei un libertino, un giocatore d'azzardo, un mercatore ingallito, chi sei? Impara l'umiltà. Umiltà innanzitutto. Ti ringrazio che tengo stamani. Non ti facevo la faccia così di mappina. Non so caccia, Satana, con Satana. Vattene! Vattene via, vai! Cosa vuole della mia vita? Cosa vuole quel fatto della mia vita? Ma che vuoi da me, prete? Che vuoi? Vai via dalla mia vita. Vai via. Chi ti conosce? Vai via. Vai via. Vai via. Thank you.
Allora, Fedendo, è stata una notte lunga, eh? A mo' che vuoi da me? Confessarmi. Devo confessare? Non tieni bisogno, su. I peccati tuoi me li hai detti stanotte. Sei morto. Voi mi dovete aiutare, padre. Io voglio cambiare vita, io voglio trovare quella pace che cerco da sempre. E tu a me me lo vieni a chiedere. Io non tengo nulla di pace da quando sono nato. Sei assorto. Vieni qua. Redimere un'anima debole è come salvare un alberello che si sta seccando. Lo devi trapiantare, gli devi dare l'aria, l'acqua e la luce, facendolo vivere nel bosco del nostro Signore. Dove sono le tue stimmate? Qui non ci sono più. Io ti ho smascherato. È stato tutto un imbroglio. Sbagli. È lui che mi ha liberato. Allora perché le tieni nascoste? Vai dalla tua gente e di loro che il frate con le stimmate non è che un truffatore. Confessa che la tua è stata soltanto una sporca finzione. Non capisco. Che cosa vuole lui da me? Io so solo che quando me le diede, mi annunciò che dopo 50 anni me le avrebbe tolte. Thank you.
4 figli adesso. Padre nostro che è sincero. Sbagliato. Prima c'è il canone della consacrazione. Lasciarmi sola. Vediamo se la tua fede riuscirà a consolarti. Stavolta però ti toglierò la persona che ti è più cara al mondo. Siendo mamá.
Erebus. Non la sa, mamma. Come faccio senza da te? Fino a quando c'è il corpo di Cristo. Non guardate l'orologio. 3 ore per celebrare una messa. No, no. Voi dovete uniformarvi al modo comune usato da tutti i sacerdoti. 30, 35 minuti possono bastare. Nella messa c'è la passione di Cristo. E volete mettere l'orologio pure sul Calvario? Questi sono gli ordini. Da oggi, per decreto del Sant'Uffizio, vi è fatto assoluto divieto di celebrare la messa con la presenza dei fedeli. Le donne non dovranno più trattenersi in chiesa per la meditazione e la porta della clausura dovrà restare sempre sbarrata. Inoltre vi è fatto divieto di confessare sia uomini che donne. E come faccio io? Io solo quello so fare. Chi ci penserà alle anime di quei poveracci? Lei, padre Paolino, è esonerato dall'incarico e trasferito ad un altro convento. Padre Raffaele sarà il nuovo superiore. Ma perché ve la prendete con lui? Punite me, no chi non ha colpa. Padre Raffaele confida in lei per la più assoluta osservanza di queste disposizioni. Carissime e sempre amate figliole, è una sofferenza vedervi lì fuori al freddo e al vento. Il vostro amore mi commuove ed io vi amo tutte. Pregate, pregate sempre e non vi disperdete. Io sarò sempre il vostro pastore. Vedete perché giro sempre attorno al convento. Lo faccio per sentirvi più vicino. Se mio padre fosse in prigione, io girerei tutto il giorno attorno al suo carcere. Soffitta, da dove posso vedere il convento. Vi tengo compagnia,
pregando per voi. Mia sempre più diletta figliola, la tua fedeltà mi è di grande conforto. Anch'io come te mi sono più volte domandato se scriverti. È peccato. Ho chiesto al Signore di darmi una risposta. Sapete cos'è questo? Leggete. Leggete il titolo. Anticristi della Chiesa di Cristo. E sapete chi l'ha scritto? Il vostro amico Brunato. È un ricattatore. E voi dovete fermarlo. Trovate voi il mondo, ma dovete fermarlo. Anche il Santo Padre è preoccupato. Proprio ora che stiamo per firmare il concordato con lo Stato italiano, uno scandalo è l'ultima cosa di cui abbiamo bisogno. Scrivetegli. Fate quello che volete, ma fermatelo, che questo è un ordine. Buongiorno, padre. Devo vedere padre Pio. Per voi c'è il divieto assoluto. E io devo parlarci. Ma non vedete che l'avete rovinato? A Roma credono che sia lui l'ispiratore di tutto. Non è vero. Lui non ha nessuna colpa. Aspetti. Io devo parlarci! Padre! Padre, mi sentite? Io lo so che mi sentite. Io lo so che siete arrabbiato con me, ma non ho avuto scelta. Solo così quelli di Roma si decideranno a liberarvi. Io non posso obbedirvi. Agostino. Quanto tempo. Vieni, sediamoci. Ti devo parlare. Ti ricordi quando venivo a Petrelcina a portarti due notizie? Una buona e una cattiva? Ecco, ma non mi ricordo. Cominciamo da quella cattiva. Non ti preoccupare, ci sono abituato. No, Piuccio. Questa volta è una sola. È una bellissima notizia. Sei libero. La tua prigionia è finita. Basta che non ricominciamo tutto come prima. Intesi? Quello non dipende da me. Ha visto un frate proprio uguale a voi. L'ha salvata da una granata che gli è scoppiata vicino. Grazie. Giovanni, fammi un favore, dici a Nino che si deve alzare perché io non posso stare tutto il giorno qua. Gli vengo da parte. Padre mio, che gli è successo a sti ragazzi? Guarda un po' dentro la saccoccia se trovi un'altra fotografia. Guarda, guarda dentro la saccoccia. Mi piace, nessuno dei tre si è salvato. Stai tranquillo, tutto va bene per te. Grazie. E tu, che tieni, paese? Voglio confessarmi, padre. Non ti preoccupare, la tua anima è già guarita. Presto guarirà pure il tuo corpo, così non te ne vai manco al fronte. Padre, ci sono. Ma io ti parlo. Grazie. La nave di mio marito è stata affondata. Non ti preoccupare. Presto riceverai le sue notizie. Grazie. Padre, un miracolo. Che è successo? A Foggia una grossa bomba ha sfondato un palazzo di 5 piani. Ed è arrivato in giardino senza esplodere. C'era tanta gente che pregava davanti alla vostra fotografia. E che sarà mai? Meglio così, no? E allora me la devo procurare pure io la foto del suo padre Pio. Avanti un altro. Padre, non ci sta più nessuno. E dove sono finito?
Li ho mandati a casa. E perché? Perché siete stanco. Sono più di 10 ore che state chiuso qua dentro. Andano tutto per farsi togliere la croce. E allora la devo portare io. Sì, ma non potete prendere su di voi tutte le sofferenze del mondo. Tutto no. Quella che mi merita, sì. Permesso, padre. Padre, ecco l'ingegnere Candeloro. Ah, ingegnere. Padre, io credo che vi debba delle scuse. Ma perché, ingegnere? Non vi preoccupate. Avete fatto un progetto meraviglioso. Padre, io non mi chiamo Candeloro. Io sono Angiolino Lupi. Non sono un vero ingegnere. Io faccio il fotografo. Questo non fa l'ingegnere. Che cosa fai tu? Fotografo, padre. E per questo tu non fai manco il fotografo. Eh? Ti ricordi quando fotografavi i morti e gli strofinavi la faccia con l'acqua tiepida per farli sembrare vivi? Te lo ricordi? Eh? Poi hai fatto il falegname. Hai fatto il muratore. Hai fatto pure l'imbroglione, eh? E poi sei venuto qui da me. Adesso devi pensare soltanto a costruire quello che hai progettato. Ma io non posso, padre. Ma perché? Perché non puoi? Un ingegnere di Foggia mi ha denunciato per usurpazione di titolo. Io finirò in tribunale, finirò, padre. L'ingegnere di Foggia che ti ha denunciato ha avuto la laurea, da chi ce l'ha avuto? Dai professore, no? Tu ce l'hai avuto direttamente dal padre te. Che è successo? C'è tutta questa gente. Siete troppo stanco adesso. Ritorneranno domani, non vi preoccupate. Ma questa gente che ha bisogno di parlare. Chi è? È un giovane sacerdote che vi sta aspettando. Viene da molto lontano. A questo certo non gli possiamo dire di no. Insieme tutta la notte e ancora oggi io prego per lui. Un giorno diventerà papa. Un bravo papa. Te lo ricordi? Così saprà se racconto la verità o no. Papa, ti devi confessare. Ma che dici? Stavo così male. Sì. Aspetta, Franci. Singiurici tu, forse. Isso, guarisci. Non posso, papà. C'è un patto fra me e lui. Per me non posso chiedere niente. Per gli altri tutto, ma per me niente. Tenga paura. Non voglio morire. Vincillo, Franci, a te ti stai assente. Non posso. Confessati. Che tieni vergogna, tieni. Allora facciamo così, papà. Io ti dico i tuoi peccati. Tu mi rispondi solamente, Signore, perdona. Va bene così? Papà.
quella volta che hai tradito mamma con quella donna americana. Ma come fai tu a sapere? Papà, rispondi solo, signore, perdonami. Signore, perdonami. Quando ti sei venduto 3 pecore senza dire niente a casa. Signore, perdona. Per quella volta che eri ubriaco e hai menato a Michele per i confini del campo. Signore, perdona. Per tutte le volte che hai mandato mamma nei campi e anche quando eri incinta. Signore, tutti i tuoi peccati io ti assolvo nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Franci, tieni la mano. Ti voglio bene, papà. Pure io, Francesco. Pure io. Francesco, Francesco, io fammi tanto a salvare gli altri, ma non riesci mai a salvare chi ami. Perché non ti consoli? Io te l'ho perdata che può addolcirti la vita. Vattene via, bestiacci montati. E giù, alle cantine che ti aspetta. Vai, è lì pronta per te. Se non ne approfitti tu, lo farà qualcun altro. Via! Via! Ci fanno, guarda.
Forza, figlio mio, cominci. Ma ricordati che qui non sei recita. Qui si dice la verità. Non sono qui per mio padre, ma per l'uomo che amo. Lo so che lo ami. Ma so anche che non è il tuo uomo. È il marito di un'altra, vero? C'è un brutto male. Ai medici gli hanno dato pochi mesi di vita. Ma non sarai certo tu a salvarlo. Se tu non lo lasci, lo farai morire nel peccato. Ma padre, io lo amo. Come faccio a lasciarlo? Scegli. O il tuo amore o la sua vita. Adesso vattene, va. Ma padre, io non posso. Basta! Non pretenderai che io ti dia pure la soluzione, no? Soffri se sei capace, eh? Taci e prega. Vattene. Ma padre... Hai deciso? Lo lascio, padre. Lo lascio. Perché si salvi. Si salva, si salva. E io? Tu avrai sempre come amica Gesù. Non resterai mai sola. Ecco, ti absolva peccati tui. In nome di padre, di figli. Spirito Santo. Padre. Voglio diventare vostra figlia. Ma lo sei già. Non c'è sempre stata. Signori e fratelli in Cristo, la casa sollievo della sofferenza è stata finalmente completata. Ringrazio tutti i benefattori da ogni parte del mondo. Questa è la creatura che la provvidenza, aiutata da voi, ha voluto. Ve la presento. Ammiratela e beneditela insieme a noi. E lavorate tutti a questa apostolata di sollievo delle anime e dei corpi inferi. Sedetevi, padre, non abbiamo molto tempo. No, grazie, sto bene in piedi. Se per un soldato si è mosso tutto lo Stato Maggiore, allora deve essere proprio una cosa grave, eh? Che ho fatto stavolta? No. Questa volta non siamo qui per punirvi, ma perché abbiamo bisogno di voi.
Abbiamo riposto la nostra fiducia in un banchiere che non la meritava. Gli abbiamo dato tutti i nostri soldi perché li investisse, li facesse fruttare. Con il ricavato contavamo di costruire nuovi conventi. Ma quell'individuo è fallito. E così noi ora dobbiamo restituire i soldi a tutti quei fedeli che ci hanno affidato i risparmi di una vita. E questo banchiere di Dio, questo mago del presto e raddoppio, quando vi dava d'interesse? Certe volte anche il 90%. E non siamo stati coinvolti solo noi, ma molti altri ordini religiosi. Se non risolviamo questa faccenda, scoppierà uno scandalo che ci travolgerà tutti. Io posso solo pregare per voi, sperando che il Signore mi ascolti. Forse non avete capito, padre. A noi servono i fondi che avete raccolti per l'ospedale. Quei soldi mi sono stati affidati perché io compia delle opere per i malati, non per pagare i vostri debiti. Credo non sia necessario ricordarvi che avete fatto voto di obbedienza. E io obbedisco. Eh già, io obbedisco. Io quello che ho vi posso dare. Ecco qua. Veramente? Vieni. Ma i soldi dell'ospedale non si toccano. Forza, Pellegrini. Prendi carta e penna, scrivi. Scrivi. Carissimo Giuseppe, stai tranquillo, il padre pregherà per la salute di tua moglie. Però fallo pure tu, eh? In due avremo più forza. Padre, mi avete fatto chiamare? Visto che la Madonna ha deciso che deve restare qua. Diamoci da fare, Pellegrini. Diamoci da fare. Il male si combatte con le opere. Allora. Ah, Pellegrini, quando rispondi a questa qua, mettici dentro la busta qualche soldo, eh? Questa è gente che ha bisogno. Però ricordatela e scrivetela. Gemma. E Gemma, Pellegrini, te la ricordi quella bambina che è nata senza pupille? Non ci vede. E va a scuola. Ascolta. Sì. Devi trovare dei locali molto grandi. Dobbiamo aprire una cooperativa di consumo, eh? Qualsiasi problema incontri me lo viene a dire a me. Va bene. Ci pensi? Va. Mi farò sapere. Va, va. Angelino, senti. I prezzi devono essere più bassi di quelli dei comunisti. Va bene, eh? Allora. Per prima cosa vorrei sapere perché non hai ancora girato le azioni di Casa Sollievo allo York, come ti era stato ordinato. Ultimamente non sono stato molto bene. È davvero inconcepibile che un frate che ha fatto voto di povertà gestisca centinaia di milioni. Io non maneggio niente. Ci penso al consiglio d'amministrazione. Comunque, datemi una carta e firmerò quello che volete. Firma tutto. Basta che mi lasciate fare il prete. Dobbiamo parlare anche di questo.
Sarò franco con te. Io non ti ho mai creduto. Tu sei un visionario che a furia di pensare di essere Cristo crocifisso si è fatto venire le stimmate. Allora ho provato a pensare intensamente di essere un bue. Vediamo se risponde nella corna. Padre Pio. Padre Pio, state bene? Presto, corri all'ospedale. Prendi un medico e portalo qui. C'è il male nel mondo. Statemi bene a sentire. C'è stanno mamma che sta ricamando al telaio. Poi c'è stato piccitello suo seduto vicino a lei, però sta seduto su uno sgabelletto basso. E il piccitello guarda il lavoro della mamma, però lo guarda alla rovescia, così, da sotto. E dice, mamma mia, ma che stai facendo? Quanto è brutto sto ricamo, no? Allora la mamma che fa? Abbassa il telaio e mostra la parte buona del lavoro. Tutti i colori al loro posto e tutti i fili composti nell'armonia del disegno.
Gesù Cristo. Io ti ordino, Satana, lasciala in pace. È come il rovescio di quel ricamo. Siamo tutti seduti su uno sgabello basso. Forse al mondo non c'è uomo peggiore di me. Sono stato scorbutico, ignorante. E vi ho procurato tanti fastidi, ma penso di averli pagati abbastanza. Ma io mi sto annoiando. Ti prego, vai avanti. Lei dice che io ho tradito fiducia della gente che l'ho ingannato. Ma io dovevo scegliere tra il giudizio della Chiesa e la miseria, la disperazione. E Cristo che mi afferrava e mi diceva: vai avanti, vai avanti. Io non li conosco tutti i disegni del padrone, può essere pure che mi sono inventato tutti io. Ma adesso, anche se non volete, la prego, mi assolva. Non mi faccia fare la fine di quel povero ragazzo. Quel ragazzo, durante la guerra. Siete mai perdonati, è vero? La paura è umana. E comunque l'ho assolto io. Adesso però occupatevi di me. Padre, che cosa dice? Soltanto quello che ritenevate giusto. Ma allora come ora? Ma io l'ho perseguitato.
giudicato e condannato. La Chiesa ha fatto il suo dovere e se voi non mi aveste perseguitati non mi sarei salvo. Dio, quanta cecità. Spesso, come i discepoli di Emmaus, Cristo ci passa accanto, cammina con noi e non lo riconosciamo. Chissà se lei è Dio, potrete mai perdonarmi? L'abbiamo già fatto tutti e due, ma adesso siete voi. Per il potere conferitomi dalla Chiesa, io ti assolvo da tutti i tuoi peccati, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Prima di andare, però, voglio che lei sappia che il Santo Padre la segue con molto affetto. Grazie. Ave un bello Bavariello. Che dica di dire una preghiera per me. No, padre. È lui che chiede a lei una preghiera. E anch'io gliela chiedo. Preghi per me. Grazie, padre mio. Ma poi sono pronto. Quando vuoi tu.